tra i giovani anche della nostra città e dell'Italia. Si tratta del trampolino elastico, una specialità sportiva che qui a Parma, per mezzo della società dell'Athletic Club, raccoglie anche dei successi a livello nazionale. Abbiamo con noi in studio due atleti di questo club che hanno già raccolto diversi titoli, ce ne parleranno poi loro stessi. Alla mia destra vi è Cristiano Zanardi e al suo fianco Danilo Rabaglia, due giovani atleti che, come detto, hanno già raccolto degli allori. A Cristiano Zanardi la prima domanda è innanzitutto in cosa consiste questo trampolino elastico e i motivi per i quali ti sei avvicinato a questa particolare disciplina sportiva? Sì, il trampolino elastico è una disciplina sportiva relativamente giovane, in quanto ormai praticata da circa 20 anni in molte nazioni quali Stati Uniti, Russia, Francia, parecchie nazioni nel mondo. E semplicemente consiste nel saltare su di un trampolino elastico, un attrezzo costituito da un telaio con al centro un telo tenuto in tensione da 130 molle. Saltando su questo attrezzo si raggiungono altezze 5, 6, 7 metri, dipende dalla bravura dell'atleta, e si compiono 10 salti e per ogni salto si fa un'evoluzione diversa, per esempio un salto mortale all'indietro, un salto mortale all'indietro con avvitamento, teso, raggruppato, carpiato in varie posizioni, sempre chiaramente in base alla difficoltà e alla bravura sempre dell'atleta. Ecco, quindi diciamo con esercizi che in un certo senso possono ricordare anche quelli della ginnastica a livello di Certo. definizione, ovviamente con una diversa tecnica di esecuzione. Invece a Danilo vorrei chiedere proprio qui a Parma quanti siete a praticare questa disciplina a livello agonistico e soprattutto quali prospettive ci sono per quanto riguarda anche questa stagione agonistica. Beh, a Parma siamo io e lui e un'altra ragazza che non è presente quest'oggi. E anche, diciamo pure che il numero ideale per allenarsi su un trampolino e basta come ci alleniamo noi di sera. E le nostre prospettive per il futuro, c'è una gara molto importante qui a marzo, che è una gara a livello internazionale, si chiama Flower Cup ed è in Olanda, ad Amsterdam, ed è un trofeo che si fa ogni 2 anni ed è molto importante e noi ci stiamo preparando appunto per fare questa gara. Ecco, quindi buone prospettive. Cristiano, ancora vorrei fare una domanda, cioè precisare anche quali allori avete già raccolto nella vostra carriera nel trampolino elastico. Sì, abbiamo vinto 3 titoli interregionali, 3 titoli italiani a testa in diverse categorie. Io ho vinto nella seconda categoria e quest'anno ho vinto nella categoria nazionale A, che è la massima categoria, mentre Danilo ha vinto nella terza categoria e quest'anno ha vinto nella categoria nazionale B, che è la massima categoria raggiungibile per i minori di 18 anni. Ecco, per chiudere Danilo, qual è la tua aspirazione, visto che tu sei il più giovane dei due, qual è la tua aspirazione per il futuro per quanto riguarda appunto il trampolino elastico? Beh, l'aspirazione massima è senza dubbio le Olimpiadi ed è proprio il massimo raggiungimento della mia pratica sportiva. Infatti c'è una proposta per le Olimpiadi del 92 a livello di dimostrazione per il trampolino elastico e insomma, probabilmente se proprio sarà come dimostrativo, se sarà ancora nella nazionale ci potrò andare. E questa appunto è la massima aspirazione. Benissimo, e ovviamente un in bocca al lupo ai nostri validi rappresentanti di Parma per i loro prossimi impegni agonistici. Abbiamo così concluso.